Una persona viene da te con un problema complesso, cioè con una serie di problematiche piuttosto invalidanti insieme e con un insieme di percezioni e repertori comportamentali piuttosto limitati o irrigiditi. Generalmente verrà da te per un sintomo da affrontare o per una questione in particolare da risolvere. E magari riuscirai ad aiutarla in questo anche in 4 o 5 sedute. Durante le stesse però diventerà sempre più chiaro che è proprio quel repertorio problematico a causare la maggior parte dei problemi. Quindi la aiuterai ad aumentarla, a renderlo sempre più flessibile, ad aumentare e ampliare questo repertorio. Contemporaneamente potresti doverla aiutare a ricostruire parti della sua vita mai completamente sviluppate, o a fare i conti con le macerie fumanti del suo passato. Insieme riuscite a fare questo, a vedere dei piccoli ma costanti miglioramenti. Il vostro viaggio sta per concludersi. Ma come? Ho cercato di ripercorrere quello che si fa con la terapia breve dei disturbi di personalità, che avete visto nei video precedenti, e che si fa anche, insegniamo anche ovviamente con i dovuti approfondimenti, nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche. E ora si arriva alla parte finale. In questa fase della terapia, innanzitutto la dose delle sedute andrà via via diminuendo. Significa che la frequenza delle sedute andrà via via diradandosi, quindi inizierai a vedere la persona ogni mese, poi ogni bimestre, poi ogni trimestre e via dicendo. Probabilmente a questo punto il lavoro ruoterà attorno a tre cardini. In primo luogo aiuterai la persona a diventare sempre più consapevole delle proprie risorse e del proprio funzionamento. Questa è una grande differenza tra le terapie brevi e le terapie cognitivo-comportamentali. Alla fine e non all'inizio, il terapeuta breve spiega, illustra, mostra alla persona come lei funziona. Attenzione! Può farlo anche all'inizio, ma quello che intendo è che alla fine lo fa con un tipo di linguaggio più tecnico, razionale, cognitivo. E anche allora raramente il terapeuta breve lo fa con un linguaggio, un vocabolario preso dalla propria branca professionale. Sai infatti che il linguaggio della psicologia e della psicoterapia è solo un altro modo di dire le cose, non un modo migliore, come ci direbbe Wittgenstein. Tuttavia, questa è la fase in cui il terapeuta aiuterà la persona a vedere con più chiarezza, con un linguaggio più razionale, ciò che accadeva e perché. Lo scopo sarà quello di aiutarla a fissare meglio certi punti per evitare in futuro che metta in atto dei comportamenti problematici e facilitare il fatto che invece prosegua a mettere in atto quelli virtuosi. In secondo luogo, il terapeuta sosterrà la persona nel proseguimento del suo adattamento evolutivo. Se questo già accadeva nella fase precedente, adesso c'è un motivo in più per farlo anche adesso: la ridefinizione dell'identità. Sì, lo so, ho detto adesso c'è un motivo in più per farlo anche adesso, ripeto adesso, per favore non mi mettete una penna rossa sotto la frase. Sono stanco, voi non lo sapete, ma qui è il 1º agosto, quasi, 31 luglio, voglio andare in vacanza e vabbè, continuiamo. Specialmente se la persona si identificava con il disturbo, adesso sarà molto importante aiutarla nel trovare una nuova definizione di sé. Ciò che facciamo ci definisce e se io per anni ho fatto le cose così, è proprio così che vado a vedermi. Quindi il terapeuta andrà ad aiutare la persona nella definizione e ridefinizione di sé. Lo farà mettendosi sempre più in una posizione distaccata, dove la seduta diventa soprattutto uno spazio di confronto. Probabilmente questa sarà la fase più espressiva e meno supportiva della terapia. Significa che darai ancora più spazio alla persona per esplorare il suo modo di essere, il suo modo di narrarsi, di vivere la vita, di vedere le cose. Non che prima non venisse fatto. Semplicemente qui avremo finalmente la calma e la possibilità maggiore di farlo, ormai liberati dai sintomi eccessivamente invalidanti e da preoccupazioni o sfide contingenti. E in terzo luogo, ti aspetterai le ricadute. È brutto chiamarle ricadute, è un non so che di errori o passi indietro. In realtà dobbiamo arrivare a concepire il cambiamento come naturalmente fatto di passi avanti e indietro. Non è una retta, né tantomeno una curva esponenziale. O meglio, esistono cambiamenti lineari ed esistono cambiamenti esponenziali, così come esistono cambiamenti sinusoidali, e forse sono molto più frequenti di quello che immaginiamo.
Olè, spero di averti dato una visione, ovviamente panoramica, di come si lavora con i casi complessi in terapia breve. La prossima settimana ti illustrerò un caso in modo da darti anche una visione più narrativa. Mi aspetto ovviamente i tuoi commenti qui sotto per quanto possano essere complessi.